Una volta posso dire che contro una magistratura democratica ho vinto io, cioè nel senso che ho comandato io. La cosa più importante di questa giornata per noi è soprattutto giocare a questo orario, perché è un orario che difficilmente è comodo per giocare in carcere, quindi giochiamo quasi sempre di mattina, e stare aperti a questo orario per chi sta recluso è difficile in qualsiasi struttura carceraria. Quindi già sta possibilità per noi oggi è una giornata da scrivere sul calendario che vale triplo. Diciamo che potremmo farci aggiungere pure un po' più di galera per una giornata del genere qua dentro. Iniziative come queste, più se ne verranno fatte e più noi diventiamo bravi, mettiamola così. Ed è giusto che questi luoghi vivano del contatto con la società esterna. Noi vogliamo abbattere questo muro e quindi simbolicamente siamo venuti qua dentro a fare una partita dall'alto valore simbolico. Si scontrano detenuti, magistrati e poi atletico diritti. Tra poco comincerà il torneo di terza categoria che noi disputiamo per la quarta volta. Ci sembrava un ottimo auspicio cominciarlo qua dentro. Il calcio è popolare. Quindi qua c'è il popolo e il popolo con il calcio parla con un'unica voce. Lo sport è uno straordinario, potrebbe essere uno straordinario strumento di integrazione e oggi qui lo vogliamo dimostrare. Si pensa sempre che fra magistrati e detenuti non ci sia dialogo, no? Perché dovremmo formalmente essere su sponde opposte. Invece il magistrato, soprattutto quando è costretto a emettere un provvedimento che restringe la libertà di una persona, quindi il bene maggiore che noi abbiamo lo fa con consapevolezza, l'estrema razza. Questa è un'occasione meravigliosa per stare insieme, per diffondere una cultura di inclusione, una cultura di condivisione di alcuni principi. Io spero che questo incontro possa far comprendere molto alle persone detenute da un lato, ma soprattutto a noi dall'altro, che dobbiamo perseguire sempre il bene comune per il benessere della società, ma il rispetto dei diritti. Penso che sia un momento di aggregazione fantastico con l'esterno e con diciamo noi detenuti. Secondo me è un mix esplosivo di emozioni, di sensazioni, e spero che ci siano in un futuro prossimo altri episodi di questa entità, perché comunque sia per noi sono sprazzi di vera libertà. Libertà d'animo, libertà di esprimerci e fiduciosi comunque nelle istituzioni, e benvengano questi appuntamenti. Per voi,